Le eccellenze delle Marche anche quest'anno si sono messe in vetrina in Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione internazionale dedicata alla microimpresa svoltasi alla Fiera di Milano. Artigiano in Fiera è stato il palcoscenico privilegiato per aziende e prodotti marchigiani, in particolare sono 33 gli attori del territorio che, grazie al sostegno della Regione Marche, assessorato alle attività produttive, si sono presentati alla 9 giorni dal 2 al 10 dicembre di Kermesse milanese. Ad inaugurare l'area Marche è stato l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Maria Antonini, insieme al presidente di GEFI, Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta, organizzatore della manifestazione milanese. Mi sembra che ogni anno ci sia un miglioramento nella proposta, sia delle aziende presenti, ma anche nell'organizzazione di questo evento importante, proprio perché effettivamente rappresenta una vetrina nazionale, ma anzi internazionale direi, per far conoscere l'artigianato, i prodotti della nostra regione. Sappiamo bene che l'artigianato non rappresenta solamente un'attività produttiva, ma rappresenta proprio quella marchigianità che è fatta di savoir-faire, di saper fare, di capacità di creare prodotti di qualità. Siamo conosciuti per questo, siamo apprezzati per questo, quindi è giusto mettersi in vetrina per far sì che si racconti ovviamente di un'impresa, si racconti di un prodotto, ma di fatto si racconta delle Marche e di tutto il territorio. Noi come Regione Marche siamo conosciuti un po' ovunque proprio per la capacità di creare prodotti di qualità. C'è sempre grande richiesta, non a caso è la regione che ogni anno aumenta in proporzione rispetto alle altre regioni i dati dell'export. Perché? Perché soprattutto dall'estero si vede, si cerca nelle nostre aziende, no, quella capacità di saper trasformare i prodotti con grande abilità e manualità. Quindi l'artigianato proprio sostanzialmente è questo, no? E poi quando andiamo addirittura anche in un artigianato che arriva quasi all'artistico, proprio siamo in una, diciamo, in una vera e propria rappresentazione di quella che è la classica proposta marchigiana, cioè manualità insieme alla creatività, quindi è il massimo. Artigiano in fiera è l'affermazione della grande capacità creativa fortemente radicata in storie e territori, rispettosa dell'umanità e della natura, ha puntualizzato il presidente GEFI Gestione Fiere Spa Antonio Intiglietta. Con 2.550 artigiani, 600 dei quali nuovi provenienti da 86 paesi del mondo, l'evento si conferma la più grande rappresentazione di culture del mondo, nonché il vero palcoscenico dell'economia a dimensione umana. Quest'anno, in particolare, è stato dato particolare risalto a quei giovani artigiani che hanno scelto la strada di un mestiere meraviglioso e alle donne, la cui realizzazione imprenditoriale non è affatto scontata ancora oggi. Come accennavo prima, creatori di bellezza e di bontà, francamente, girare intorno agli stand delle Marche vedendo gli artigiani si capisce bene cosa vuol dire, perché come bellezza e come bontà sono evidenti, no? E questo è proprio il cuore della nostra fiera, cioè mettere al centro le donne, gli uomini, i giovani, facendo vedere cosa sono capaci di creare e creando compiono la loro stessa umanità. Il segreto è il rapporto umano. Come dire, i prodotti che vediamo sono espressione di un volto, di una persona, di uno sguardo, di un modo di vivere la propria vita. E questo è il segreto, cioè le cose semplici sono le cose sempre più importanti della vita, che toccano il cuore delle persone e quindi creano una empatia naturale. Presso il padiglione 3, dedicato alle Marche, il folto pubblico ha scoperto alcuni dei prodotti tipici a partire dal comparto agroalimentare, tartufi, pasta e birre artigianali, vini biologici e vino cotto, confetture e miele. Sulla ribalta anche eccellenze artigiane del fashion, grazie alla presenza di numerose aziende e dei distretti manifatturieri famosi in tutto il mondo, come la scarpa, il cappello, la pelletteria e ancora regali originali, anche presso nuovi espositori e storiche conferme che quest'anno hanno scelto di dare impulso al tema della sostenibilità.
presentando nuovi prodotti naturali ottenuti anche attraverso pratiche virtuose di riciclo e riuso. Immancabili le tipiche olive e i cremini all'ascolana, il ciauscolo, i formaggi e i salumi tipici che hanno trovato casa in uno dei 18 luoghi del gusto previsti in Artigiano in Fiera. Il valore dell'artigianato per l'economia è indiscutibile, di più è fondamentale in una terra come le Marche, ricche di tradizioni artigiane che hanno dato vita ad imprese di livello internazionale, ha rimarcato l'assessore allo sviluppo economico della regione Marche, Andrea Maria Antonini. Vogliamo custodire questo valore come prezioso patrimonio, ma anche come veicolo di innovazione e ricerca, che sempre nella nostra regione ha saputo coniugarsi alla tradizione e alla creatività. Valorizzare e promuovere il nostro artigianato, come in questa importante vetrina, equivale a promuovere il Made in Italy e il Made in Marche, che da sempre ci proietta e ci fa conoscere nei mercati internazionali. Senza dimenticare le difficoltà attuali, c'è il preciso impegno della Regione a proseguire un percorso di agevolazioni e sostegno alle imprese artigiane, ben consapevoli che l'artigianato costituisce un volano imprescindibile per l'economia dei territori che questa amministrazione regionale sta mettendo al centro di misure e azioni integrate e interdisciplinari. Da sempre il saper fare marchigiano è sinonimo di qualità ed anche in questa 27ª edizione di Artigiano in Fiera i visitatori e gli addetti ai lavori hanno saputo apprezzare la riconosciuta peculiarità nei prodotti delle 33 imprese presenti. Notevole la soddisfazione dei 33 espositori marchigiani presenti in fiera, alcuni dei quali erano al debutto della kermesse milanese. È la prima volta che partecipiamo a questa manifestazione, abbiamo deciso di partecipare in quanto abbiamo sentito parlare molto bene in giro e quindi abbiamo deciso di entrare in questa avventura. La mia azienda nasce nel 1976, fondata da mia mamma, e poi dal 2005 in poi portata avanti in prima persona da me e mia moglie. E produciamo borse in pelle, tutto fatto in modo artigianale, con prodotti made in Italy, anche i nostri pellami sono made in Italy, e quindi abbiamo anche introdotto una piccola linea di cappelli in coordinato con il nostro pellame. Veniamo da Corridonia, provincia di Macerata. Abbiamo deciso di partecipare perché è un'occasione incredibile, 86 forse anche più paesi, e abbiamo presentato appunto la nostra prima linea, una skincare corpo e viso, fatta sia di molecole naturali che di molecole chimiche e con un tocco di cristalloterapia. È un'azienda giovane, siamo tutti under 35, made in Marche, produzione, imbottigliamento e ideazione dei prodotti, e abbiamo una linea viso premium i cui appunto risultati si vedono anche qui, e, 3 creme viso, 4 sieri, un detergente, e poi passiamo invece a una crema corpo e un siero corpo, e infine abbiamo anche una chicca che è appunto il nostro nuovo siero labbra, che garantisce un effetto volumizzante in soli 15 minuti senza irritare appunto le labbra. Abbiamo deciso di partecipare alla fiera in quanto sono 5 anni che veniamo da visitatori e abbiamo detto è una vetrina nazionale a cui dobbiamo assolutamente partecipare. Finalmente quest'anno ce l'abbiamo fatta grazie a Jeffy, che comunque ci ha motivato, e ci siamo decisi e siamo venuti quest'anno in fiera. Il laboratorio Trama è un piccolo laboratorio di oggettistica personalizzata in legno e materiali plastico, e seguiamo il prodotto dall'inizio alla fine, dal progetto alla realizzazione, con diverse attrezzature come taglio laser e pantografi a controllo numerico, e soprattutto a monte di tutto c'è una progettazione curata da me e la mia compagna Emanuela. Abbiamo deciso perché Artigiano in Fiera agli occhi di tutti è un'elite dell'artigianato comunque italiano, e quindi abbiamo molto piacere di partecipare e di esporre i nostri prodotti, il nostro artigianato.
nostra azienda agricola nasce a Ascoli Piceno, nella regione Marche. Noi abbiamo produzione di miele e di olio e tutti comunque i prodotti annessi a ciò. È un'azienda nuova, di famiglia, e tramandata alla nostra generazione grazie comunque al patrimonio che ci hanno lasciato i nostri nonni, e noi cerchiamo di valorizzarlo al meglio. Quello che facciamo, prodotti completamente naturali, miele, pappa reale, propoli, polline, un po' di cosmetica comunque abbinata al miele, prodotti comunque anche di cioccolato, torrone, panettoni. Abbiamo un'osteria dove comunque facciamo tutti i piatti tradizionali e abbinati a quello che siamo e quello che facciamo. E abbiamo anche un B&B dove poter alloggiare, quindi comunque chi ci vuole venire a trovare può rimanere da noi a 360 gradi. Laboratori didattici, bomboniere, cerimonie, matrimoni e catering. Abbiamo deciso di partecipare qui a Artigiano in Fiera in quanto un evento unico che racchiude un po' tutte le manualità, le peculiarità di tutti gli artigiani d'Italia. Quindi vogliamo rendere e presentare questo prodotto unico, il vino cotto, dalla passione di Fernando Caonà e di tutta la famiglia da Loro Piceno City. Il vino cotto è un prodotto molto antico, parte dalla cottura del mosto per poi essere fermentato direttamente in botte caldo e poi maturare in barrique o tonneau da 5, 10, 15 o 20 anni. È un prodotto molto utilizzato, bevibile, un prodotto da dessert, un vino dolce con una gradazione alcolica di 14,5 gradi, molto abbinato a pasta secca, dolci, nonché è possibile abbinarlo anche a salumi come tipico il ciavuscolo da noi, dalle Marche. Noi abbiamo una rappresentanza qui di vari prodotti, dal cremò alla saba, che sono varie riduzioni del vino cotto, quindi questa diluzione in volume, come ad esempio la saba, è un prodotto dolce che si presta molto per marmellate oppure come condimento simile a un aceto balsamico, insalate e soprattutto su brasati, carne brasate. Poi abbiamo il cremò, altro prodotto dell'azienda Caonà, altra riduzione in volume, molto più concentrata, ricca in zuccheri, con sapore nettamente deciso e caramellizzato. Altro prodotto della nostra azienda è il cremone aceto, ottenuto sempre da una base di vino cotto e poi è possibile utilizzarlo per insalate e altri prodotti. Il vino cotto quindi nasce come prodotto per pasta secca, dolciumi da dessert, nonché è bevibile a pasto. Qui oggi abbiamo anche una bevanda, il C8, il cotto, una bevanda a base di vino cotto sotto i 2 gradi alcolici, un'alternativa allo spritz proprio per essere una bevanda dissetante in quei periodi estivi da bere in compagnia di tutta la famiglia o di amici. L'azienda agricola è l'azienda Caonà, del proprietario Fernando Quarchioni, sita in Loro Piceno. Potete vedere sul sito aziendaagricolacaonà.com tutte, nonché su Facebook, scrivere azienda Caonà.